Ciao ragazzi, ben ritrovati al nostro Perez. Bella. Oggi, tra l'altro, c'ho anche il telecamino qua di fianco, speriamo che non dia troppo fastidio. Ah, tra l'altro, qua sopra c'ho il microfono, guardate. Questo qua è il mio microfono ultra professionale, minchia aria. Vabbè, oggi nuova partita, ma non questo. Questo mi, non mi sono spoilerato nulla e niente, quindi vedremo. Allora. So solo che questo si è. Ho letto soltanto la trama. Questo è suo zio che vuole riscattare la sua proprietà, qualcosa del genere. Questo qua invece bisogna combattere i non morti, a orde. Beh, io preferisco l'avventura, quindi vado qua. E vediamo un attimo cosa combina. E anche vorrei vedere la casa di Lara, com'è quella. La prima casa che ha avuto, perché questa. Si gioca prima di tutti gli altri Tomb Raider, a parte quello del 2013. Altra cosa, spero che. Spero che comunque il. A Lara Croft, quale attuale inquilina Strano che dell'immobile. sia un La po' presente male. costituisce l'ultimo avviso in merito alla cessazione del suo Ah, contratto di l'evento è sempre possesso abbassato un po' dell'immobile. di È pregato di velocità. sgomberare i locali del suddetto e di cederne la proprietà al signor Atlas de Mornay, amministratore patrimoniale. Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Come sai, i tuoi genitori mi hanno nominato amministratore patrimoniale in caso di loro assenza. Da quando tua madre è scomparsa, la sua morte non è mai stata dichiarata ufficialmente. E considerando le particolari circostanze in cui è morto tuo padre, non c'è da stupirsi se non ha mai stilato un regolare testamento. Purtroppo non hai alcun diritto legale sulla proprietà. Voglio venirti incontro e negoziare una modesta mensilità dal tuo fondo fiduciario, ma solo se lascerai il maniero entro la fine della settimana. Non farmi la guerra, Lara. Tua madre non vorrebbe. Cordialmente, Atlas. Deve esserci un testamento o qualche prova che riveli cos'è successo alla mamma al maniero, da qualche parte. Il passaporto di papà. Ah, ok, siamo in gioco. Serve la combinazione. Deve trovarsi da qualche parte fra le carte di papà. Forse nella biblioteca. La mia corona di compleanno. La sfoggiavo con orgoglio. L'ho scritto io. Avevo una bella grafia. Ah, grafia, sì, se non calligrafia, scusatemi, ignoranza. Comunque in teoria l'evento si sentiranno molto meno. Perché gli ho cambiato la pasta termica del computer. Allora, qualità texture, io tiro anche a manico. Allora. Butto anche a. Perché, scusa? Ok, vediamo così. Vabbè, c'ho 47 fps. Poi è strano perché. Vedo un po' sgranato io. O sbaglio? Comunque, mentre le ventole è un portatile, quindi. Fogliame dinamico. Però mi preme un po'. Effetti schermo. Vabbè, questo non c'era niente, l'ho già fatto. Fogliani illuminati metto anche a nastro, tanto non cambia quasi nulla. Flash sullo schermo. Abilità di flash sul genitivo vengono impiegati nell'imaging di immagine schermo delle 7 impostate. Vabbè. Vai giù, ti chiama la mamma. Che c'è, mamma? Sto registrando, porca troia! Bene, dopo aver perso questi qua, rende più scuri gli angoli. Boia. Presta, perché la me. Cazzo. La mia è da 4 giga.
Vabbè, funziona ancora bene, non è però. Alto. Questo deve essere mio nonno Benjamin. Ah. Benjamin Franklin. Una foto di papà e Anna. Non mi sono mai piaciuti gli abiti, però il colore non era male. Ah, ma vaffanculo, ha letto subito dopo. Adesso bisogna ancora scoprire. La mappa di papà delle città dimenticate nel nord della Siria. Non sapeva quanto fosse vicino a scoprire la tomba del profeta. Io vi giuro, non ho guardato neanche un gameplay praticamente. Mi è sfuggito 3 minuti solo del testo iniziale, basta. Potrebbero essermi utili per la mia ricerca. Fatto tanto bene sto gioco qua. Qua. Computer come hai preso? Serve una combinazione. Forse se sentite non le sentite tanto forti. Allora. A parte che l'audio del gioco non è altissimo. Ah, ce n'è un altro qua. Non ho neanche accorto, giuro. Una delle maschere Yoruba di papà. Il regalo di un amico. Pronto? Ok, perfetto. Siamo tornati. E... Solito! Cassi sui. Vabbè, tutti che mi cerca, tutti che mi domanda, dico chiaro, se dico a uno sì, non posso dire l'altro sì. Cioè di andare a casa di uno, a casa dell'altro. Vabbè, questo è amichevole. Questo? Quanta cazzo di roba c'è? Richard alla famiglia. È andata esattamente come immaginavo. Mamma è stata gelida ma educata. Papà ha mostrato indifferenza e disinteresse. E Atlas non si è sforzato troppo di nascondere il suo disprezzo. Ma la mamma è sta qua. Per loro Lord Croft è l'uomo che vuole portare via l'amata figlia e rovinare il suo lungo fidanzamento. Non avrei comunque mai sposato l'orrido conte di Farringdon. Teoricamente dovrebbero essere felici di vedermi corteggiata da un vero lord. Il problema è che... Avete finito di inviarmi messaggi? Che ai loro occhi ha distrutto da solo una famiglia un tempo grandiosa. Ora però è troppo tardi. Richard ha affrontato i loro velati insulti e la loro mancanza di rispetto con grande calma e dignità. So che l'ha fatto per me. Credo di essermi innamorata di quest'uomo. Il tempo che ho passato con Richard me ne ha dato ulteriore conferma. Adesso che ci penso, scusate ragazzi, piccola pausa velocissima. La mamma di Lara non era morta sullo schianto aereo? Cioè è morta, scusate, dispersa, non si era dispersa nello schianto aereo del in Tomb Raider Legend che hanno fatto vedere la scena. Andatelo ripescare da qualche altro youtuber che non ha fatto il gameplay di Tomb Raider Legend. Poi mi ricordo perfettamente che dopo sono venuti giù con l'aereo che si sono schiantati. Lara si è salvata, è andata via. Perché magari è esploso l'aereo, non hanno fatto del dopo, invece la mamma è stata dispersa. Cioè, questo io mi ricordo di Tomb Raider Legend, però... Deve essere stata dura per mamma per accontentare la famiglia. Ma sono felice che sia andata così. Vediamo se c'è qualcosa in giro qua. Sì. Com'è che si correva? No? Papà voleva mandarmi a Oxford, ma io ho scelto la University College London. Wow, sembra vero. Roth una volta mi ha fatto un finto attestato di laurea da mostrare a papà. Ah, avete capito, Roth! Andatevi a ripescare la... Ah, tanto c'è anche un altro, non l'ho neanche visto. Che serata, chi l'avrebbe mai detto? Ho conosciuto una persona. Non mi succede spesso. Quanto è lungo! Sono sempre così sommerso dal mio lavoro, così preso dalle mie scoperte, che non mi sono mai preoccupato di guardarmi attorno. Lei era lì,
seduta allo stesso tavolo in biblioteca. Si chiama Amelia e a quanto pare è da un po' che studia proprio lì, accanto a me. Storia dell'arte, per la precisione. Le ho parlato delle mie ricerche, cosa che per prudenza non faccio mai con nessuno. Ma volevo vedere la sua reazione. E lei non mi ha deluso. All'improvviso mi sono sentito in una specie di partita a scacchi mentale, studiando le mosse e le contromosse da fare durante il dialogo. A un certo punto l'anziana bibliotecaria poverina ci ha addirittura dovuti zittire, come fossimo due ragazzini. Mi sento uno stupido per non averla notata prima. È una donna intelligente, la prima che abbia mai messo in discussione le mie idee. A dire il vero, non so se lei in questo momento si senta euforica come me, ma sicuramente la conversazione è stata stimolante per entrambi. Per la prima volta dopo tanto tempo mi ritrovo a pensare a qualcos'altro oltre le mie ricerche. Spero di rivederla domani. Ragazzi, sono veramente euforico. Che cazzo? C'è anche un'altra cosa che volevo dirvi, non me ne ricordo più. Vabbè. I miei erano una gran bella squadra, fonte di ispirazione l'uno per l'altra. Spero di aver visto un altro premio coin. Ah, disguardo. Ah. No. Abbiamo finito di prendere tutto, a parte la cassaforte. Sentite che tempo non è che c'è fuori. Sì, sembra ben sì. Maniero di Croft. La porta della biblioteca. Liberi. È chiusa. Deve esserci un altro modo per entrare. Scusa, Vera, ma è casa tua, vivi da sola. Ma porca puttana, perché stracazzo hai porte chiuse in casa, puttana miseria? Ma dai. Qua? No? Che diavolo è? I manufatti di papà della Valle del Nilo. Ho sempre adorato guardarli. Papà si era appassionato ai miti dell'immortalità dopo le sue spedizioni in Egitto. Gli Aztechi dovrebbero essere questi qua, se non sbaglio, come nome. Si chiamano Aztechi. Ah! La mappa? Questa è la mappa che ho disegnato per la mia prima spedizione con papà. Mostra il passaggio che usava la servitù per la biblioteca. Un momento. Questa ci potrebbe essere abbastanza utile. No, col flash, puttana miseria. Giuro che sei una chiamata. Pausa. Hey, Yumi. Sì. Ascoltami io. Eccoci qua. Bene. Siamo tornati. Secondo taglio che faccio. Mancano 8 minuti. Aspetta, potrei raggiungere la biblioteca passando dal vecchio corridoio della servitù. È troppo buio. Mi serve una torcia. Allora. Ho sentito tipo un leggero, sembra tipo un trasformatore. Una stufa. Vai. Ma perché non chiuso il cammino così? Poi cosa c'è? Il computer ha una casa immensa. Lara. Ho esaminato il referto del tuo terapeuta. Devo dire che sono stato molto sorpreso di constatare che sei in perfetta salute. Mi risulta difficile credere che hai abbandonato così in fretta le tue folli pretese. Dove sei stata nelle ultime settimane? La mia segretaria ha scoperto che hai comprato un biglietto aereo per la Turchia per il 20. Non penso che tu ci sia andata per fare la turista, come hai dichiarato. Lo so che hai in mente qualcosa, ma giuro che non ti lascerò dilapidare i beni dei Croft in nome della stessa maledetta ossessione che ha portato alla morte mia sorella. Sei ancora in tempo per rinunciare volontariamente ai tuoi diritti sul maniero. Se non lo farai, troverò io il modo per tagliarti fuori. Cordialmente, Atlas.
Altra strato. Mi pare che fosse anche un personaggio di Fritin. Ehi là, salve Lancillotto. Non ti preoccupare, non ti prenderò la spada stavolta. Ah, muovi la bocca magari quando parli. Azzo, che casa che c'hai. Qua non c'è nulla. Via. La grande mi piaceva tanto giocare qui. Sarà una delle prime cose da mettere a posto. Comunque, a parte gli scherzi, mi spiace che la bella casa distrutta così. Una statuetta della Fenice, in sintonia con la concezione dell'immortalità di papà. Risorgere dalle ceneri e rinascere. Ah, se è vero, la Fenice, se è vero, fa così. Posso correre? Così? No, così? No. No. Così cammino. No, perché... Ah, ecco, ho già guardatelo. No? Ah, non posso correre qua, proprio. No? Ma che casa ho... Dio santo, ci sta che... Non avrei io. Cioè, oh bel Dio. È fin troppo grande. Che cazzo ho trovato? Questo è Diana. La maggior parte delle sue cose è nell'alloggio per gli ospiti. Cosa ci faceva qui? Uno spiccato senso dell'umorismo. Stop, stop smoking, love, Richard. Smetti di fumare, Richard. Ah, ok. Passaporto. Cazzo è? Strana sta cosa. Lara, lo sai che non ti è permesso andare nell'ala ovest? Scusa papà, volevo solo dare un'occhiata. Ne abbiamo già parlato. C'era la stanza della mamma lì. Senti piccola, non entrarci e basta. Papà era sempre così geloso dell'ala ovest. Che è di là? Io prima vorrei andare giù, vediamo cosa c'è. Perché raga, c'è seduto Tomb Raider, dovete fare un trucco molto semplice. Se vi dicono di andare a destra, poi andate a sinistra. La carta è arrivata per posta la settimana scorsa e non l'ho ancora detto a Richard. Cazzo! È già in Tibet, dove lo raggiungerò presto. Non gli ho mai detto di aver presentato il mio lavoro e non avrei mai creduto che sarebbe stato accettato. Ma un tour di gallerie d'arte non è una cosa a cui possa rinunciare. Dovrò allontanarmi dall'Inghilterra per più di un anno. Comincerò da New York. Girerò tutti gli Stati Uniti. Oh, sono emozionata solo al pensiero. Quando io e Richard ci siamo sposati, ero pronta ad accettare che la pittura restasse solo un hobby per me. Ma lui si è opposto e mi ha messo a disposizione l'atelier e lo studio. Senza il suo sostegno, forse oggi starei ancora dipingendo noiosi panorami. Ora non riesco a non pensare che partire sarebbe un tradimento. Lui riderà e insisterà perché io vada, anche se so bene che gli spezzerà il cuore. Non mi ha mai chiesto di sacrificare qualcosa per lui. Io l'ho fatto, ovviamente, in molti piccoli modi nel corso degli anni, ma lui... non me lo chiederebbe mai. La discussione può aspettare. Lo raggiungerò in Tibet. Non voglio rovinare la gioia della sua scoperta. Sarò al suo fianco per il trionfo. Come so che lui sarà con me quando sarà il momento. Bravi, cioè brava. Guarda la bussola. Penso. A cosa, se posso chiedere? Sto immaginando di scoprire dei posti lontani e vivere delle vere avventure. E lo farà, signorina. Lei ha la stoffa dell'esploratrice. Solo, ecco,
Non cerchi di crescere troppo in fretta. Fighissimo che ci sono i flashback così. Lara, da quando sei tornata dalla spedizione... Quanti cazzo di documenti ci sono, Dio santo? Il tuo strano comportamento mi preoccupa sempre di più. Lo interpreto come un grido d'aiuto, presumendo che tu abbia subito una sorta di trauma psicologico. Sappi che ho colto il tuo tacito appello e che io e Anna abbiamo deciso di rivolgerci a uno specialista. Mi sono preso la libertà di fissare un appuntamento con un mio collega altamente qualificato. Riceverai presto tutti i dettagli per posta. Voglio che tu capisca bene quanto questo sia importante, Lara. In quanto amministratore patrimoniale è mio dovere assicurarmi che la proprietà sia in mani affidabili. E perdonami la franchezza, ma ti stai comportando proprio come tuo padre nei suoi giorni peggiori. Stava quasi per perdere il maniero in quel periodo. Non vorrei che tu commettessi i suoi stessi errori. Spero che accetterai l'aiuto che ti sto offrendo. Cordialmente, tuo zio. Sì, scusa. Mi stai aiutando a andare via di casa? E la casa te l'ha lasciata a te? Toh, questo è per te. Oh, è finito il gameplay. E niente, raga. Devo spegnere. Ci sentiamo alla prossima. Ci vediamo qua.